Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vi saluto dopo che abbiamo fatto un San Floriano con la compagnia anche del buon Matteo, che avete visto in tantissimi video in mountain bike, non ultimo il video della pedalonga che magari vi linko se non l'avete visto. Comunque siamo saliti da San Floriano, che è esattamente diciamo dietro in linea d'aria questo monte, che è Monte Sabottino. Anche su Sabottino avevo filmato un bel video a piedi, e saliamo da qui, iniziamo a puntare a est in Slovenia. Questa è la Valle dell'Isonzo. Oggi è come se fosse un episodio crossover, perché c'è Dario, che avete visto nel video a Sella Chianzutan, c'è Umberto qua dietro, con il quale siamo andati a Cepovan, quindi quasi queste zone, e c'è Piero, che avete visto innumerevoli volte sul canale, e c'è Andrei, che ha sbagliato strada là in alto. Di qua, di qua! Lungo. Che spettacolo! Senza parole! Libero!
Madonna Umberto, mi vai via a 22 all'ora al 5% in scia, mi stacco. Pazzesco. Piccola digressione a Gorica per uscire un po' dal traffico. Sinistra, no? Vado? Sì. Welcome, I do sina. Chilometri, 1100 a dislivello, siamo in direzione di Dussina, qua bellissime strade, tutto vallonato, panorama devastante, come avete già visto sul canale. Conosci qua Matteo? No, qui no. Adesso giriamo a destra. Sì. Se fermo una scollinata e arriviamo sotto Branic. Ok. Là possiamo decidere. O fermo il giro che devi ti per arrivare sotto Stanie, o torniamo su per Branic, arriviamo a Comino e da lì poi ci dividiamo. Ok, quindi deciditi al momento. Tu diresti adesso qua a destra, sì, guardando, in pratica tagliamo un pezzo di giro così. È lungo, è quello lì. No, no, lo so, lo possiamo so fare. No, no, lo so. Che posti! Che spettacolo! Bellissimo! Allora, stiamo tagliando un pezzo della traccia che avevo messo giù io, che come sempre ha come caratteristica di essere un giro furbo, perché il bello del giro è l'inizio e poi il rientro permette sempre di tagliare un po' di chilometri o qualche salita se non si ha voglia. Quindi prima dei Dussina abbiamo girato a destra, iniziamo a puntare di nuovo casa. In descrizione trovate il link al giro su Strava, così potete guardarvi la traccia, pescarvi il percorso. Ma che panorama! Che spettacolo! Thank you.
alzerò perché già il mio è un po' imbarazzante. Ci sto, ci sto. Ah. Fame? Ok, post pranzo, we back on track, con un bel messaggio, inizio salita, dopo pranzo, vabbè, ci sta, ci sta. Cominciamo a rientrare, direzione Comeno e poi rientro classico, facciamo Brestovizza, Serena Krasu e poi casa. Forse abbiamo trovato anche il gruppetto di quelli buoni. Ciao, buongiorno. Pizza non fa rima con salita, no? Proprio per un c***o. Ciao, buongiorno. Ciao. Qua stiamo salendo salita di Branic. Faccio questa clip anche per tutti quelli che dopo mi scrivono: ehi, ma no, non vengo con te perché tu vai forte, perché è troppo per me. Così potete vedere che anch'io soffro. Soffro male, 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 male. Diciamo che il giro era messo giù, furbo, non considerando la sosta ai piedi di questa salita, ma molto più in là, così poi da fare almeno una decina di chilometri in falso piano, forse leggera discesa se non ricordo male. E questa qua è proprio roba brutta, 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 brutto, brutto. Madonna, non voglio neanche cambiare la schermata per vedere quanto brutta è. Scollinato la salita di Branic. Scendiamo, puntiamo a un rientro che avete già visto sul canale, Comeno, appunto Castagnevizza e poi Italia Vallone. Vi mostro comunque ancora qualche immagine. Abbiamo fatto adesso 91 km, 1400 dislivello pedalato. Oh, ci mancano 50 km per arrivare a casa, una roba del genere. La pace che c'è qua, non avete idea, stupendo. Rientro a casa, 44 km, go! Questa clip la chiameremo recupero. Guarda, sì, sarebbe un 5 km all'aria e sarebbe già il suo. Thank you.
così, no? Sì. Siamo rientrati in Italia e dietro c'è una macchina. Ah, Dario, 109 km, 1500 dislivello, not bad, a 25 di media, butta via. Sempre piacere. Anche per me, ci sentiamo, fammi sapere quando sei rientrato, così so che sei, sì, che sei arrivato, e ci sentiamo per la prossima. Andiamo solo a zonconare adesso. Mi piace come idea, mi piace, potrebbe essere una bella idea. Ho un bel giro in mountain bike e dopo magari ci buttiamo dentro uno zoncolan così a caso. Oppure lo facciamo in bici da strada, facciamo un po' più... Se hai voglia di fare un mountain bike tipo dove ogni tanto non ci sono i ponticelli, sì, e devi metterti la bici. Sì, tu sei tipo da portage, già ho capito. No, ma sono piccoli pezzi. Sì. Se vuoi lo facciamo. Va bene, ci sentiamo. Dario, stammi bene. Matteo, mandi. Buon rientro, ciao, grazie. Sono quasi a casa, finisco il giro con 118 km, 1500 di dislivello. Come sempre, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, lasciate un like e un commento. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo giro. Ciao!